storia in questa terza ondata è molto simile per tutti. Fanno 5-6 giorni a casa, sono seguiti dall'USCA, ci sono quelli che vanno bene, ma ci sono quelli che magari cala la febbre, però piano piano cominciano a non sentirsi bene. Dopo il percorso domiciliare seguiti dalle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, ci sono coloro che cominciano ad avere problemi di saturazione con la polmonite che prende il sopravvento e che si ritrovano nel giro di poche ore da casa al pronto soccorso e poi nel reparto di semintensiva. L'età media dei ricoverati in questo caso è di circa 60 anni. La caratteristica comune, ovviamente, di tutti i pazienti che arrivano nelle subintensive, nella subintensiva respiratoria, è una polmonite estesa con una insufficienza respiratoria tale da non essere necessario il solo apporto dell'ossigeno come lo puoi fare a casa, ma o in un reparto a bassa intensità di cura, ma ci vuole un sistema di ventilazione non invasiva. Ecco, questa distinzione è con poi quelle che sono le terapie intensive, dove invece il paziente viene sedato, intubato e attaccato al ventilatore. Per rispondere alla pressione costante nei pronto soccorso è stata riconvertita per rispondere all'emergenza coronavirus parte dei posti letto della struttura complessa di pneumologia dell'azienda universitaria degli ospedali riuniti di Ancona, che in parte per le sue specificità deve rimanere pulita per rispondere alle esigenze dei pazienti non Covid. Riconvertirci fin da subito avrebbe voluto dire chiudere una fetta di assistenza per tutto ciò che è non Covid, che comunque rimane tanto. Abbiamo visto che molto rapidamente si sono saturate le terapie intensive, le terapie subintensive e sempre un maggior numero di pazienti in condizioni respiratorie molto compromesse arrivavano. Quindi è stata una scelta di necessità. C'è preoccupazione dopo le festività pasquali e l'avvio della zona arancione da martedì? A differenza di Natale, adesso è partito il piano vaccinale, quindi un passo avanti l'abbiamo fatto, ma non siamo ancora a pieno regime. Quindi diciamo così che c'è un certo timore e c'è ancora molta cautela, perlomeno da parte nostra, perché ragioniamo su quello che sono gli accessi e su quello che sono i letti occupati.